La notizia è che un accordo sulla Brexit, sebbene ancora in fase di bozza, è stato raggiunto tra il governo britannico e l'Unione Europea è stato sufficiente a fornire un rialzo per la sterlina. Queste notizie hanno migliorato il sentimento di rischio e hanno dato agli investitori la fiducia per acquistare la sterlina. Gli analisti offrono tuttavia una parola di cautela e sottolineano che questo progetto di accordo deve ancora ottenere l'approvazione dal Parlamento britannico e che il primo ministro potrebbe aver bisogno di usare tutti i suoi poteri di persuasione per ricevere la benedizione dei parlamentari. I membri del Parlamento si incontreranno domani per discutere i meriti del progetto. Come riportato alle 1111 JST di Tokyo, la coppia GBP/USD è stata scambiata a 1,30 dollari, in calo dello 0,12% e si è allontanata dal precedente massimo di 1,3036 dollari. La coppia EUR/GBP sale dello 0,22% a 0,8688 pence. La coppia ha spaziato da 0,86674 pence a 0,8710 pence. Outlook del dollaro. Outlook: il dollaro USA sta subendo anche alcune pressioni dal miglioramento del sentimento di rischio. Gli strateghi valutari si aspettano che la pressione sia di breve durata date le prospettive per l'economia statunitense, insieme al previsto aumento del tasso di dicembre previsto dalla Federal Reserve. La sua posizione come valuta rifugio, soprattutto in relazione ad un indebolimento dello yen giapponese, sta anche facendo appello al biglietto verde. L'EUR/USD è attualmente scambiato a 1,00 dollari.